cari Argonauti, e bentornati sul canale dal vostro Claudicante di fiducia. Bene, oggi volevo mostrarvi un mega recupero che io ho fatto già da svariato tempo, ma che ovviamente per questioni di salute ho dovuto sempre posticipare, e oggi mi sento proprio in forma per poterlo fare. Che cosa ho recuperato? Ho recuperato due volumi molto importanti che, secondo il mio modesto parere, daranno alla mia collezione di fumetti un grandissimo salto di qualità. E sto parlando dei due volumi DC Comics cartonati delle edizioni ormai che furono Labor. Eccoli qua, ve li faccio vedere, cartonati direttamente dal 1986, data della loro uscita, primavera dell'86. Questi due cartonati che pubblicano delle graphic novel del tempo, appunto, e edite dall'allora Labor Comics. Prima di parlarvi di questi due volumi, vi volevo fare una breve infarinatura, vi volevo dare sulla Labor Comics. Labor Comics è una casa editrice che viene fondata nel 1985, ovvero un anno dopo la famosa chiusura dell'ormai Corno e anche della Cenisio, che rispettivamente pubblicavano la Marvel e la DC Comics in Italia. E diciamo, due titolari di una piccola casa editrice, invogliati appunto da avere, diciamo, da poter fare un salto di qualità, con un loro eleggendo, diciamo, affidandosi ad un loro curatore, fondano questa casa editrice. Si recano negli States, appunto, e visto che comunque i diritti in Italia non erano stati affidati a nessuno, appunto erano spariti, erano stati persi dalle precedenti case editrici che avevano chiuso, appunto nell'84, quindi un anno prima parliamo, e loro riescono ad accaparrarsi appunto i diritti della Marvel e della DC, e grazie anche, diciamo, ad un valido capo editore, fondano questa casa editrice Labor e cominciano a pubblicare appunto fumetti sotto l'etichetta Marvel e DC nel nostro paese. Quindi riprendono appunto da dove le altre case editrici avevano lasciato, e all'interno di questa casa editrice collaborerà ormai famosissimo, allora ancora diciamo acerbo, Marco Lupoi, che poi dopo passerà alla Star Comics e poi Marvel Italia e quindi Panini attualmente, e viene fondata appunto questa casa editrice che cominciò a pubblicare materiale DC, quindi parliamo di Vigilante, Jonah X, la serie a fumetti dei Visitors, su una testata, allora diciamo su una rivista che si chiamava Match, mentre su un'altra rivista si chiamava Alien cominciò a pubblicare delle storie un po' più adulte, sempre sotto l'etichetta Marvel, ma non tanto supereroistiche, ma di altro genere. E poi ci fu la collana Pop Labor che pubblicava le graphic novel dell'allora Marvel. E all'interno appunto di queste serie furono pubblicate anche altre collane Marvel, di cui uscirono soltanto due numeri, e pubblicarono questa collana di cartonati appunto sotto l'etichetta DC Comics, questa collana che purtroppo, come quella Marvel, è composta soltanto da questi due volumi. Questa si chiamava la Comic Book, infatti Comic Book numero 1 e Comic Book numero 2, e pubblicava in versione cartonata appunto sul primo volume Super Powers, una storia un po' di nicchia, comunque disegnata dall'ottimo Jack Kirby, e sul secondo volume Sword of Atom, una storia disegnata da Jill Kane. Bene, purtroppo la vita editoriale della Labor fu scarsa neanche un anno, perché cominciano a pubblicare dall'ottobre dell'85 e finirono, persero i diritti perché ci furono problemi interni, intestini, insomma, alla casa editrice. Il curatore, il direttore editoriale scomparve all'improvviso, probabilmente portando con sé anche degli introiti dell'azienda. Purtroppo ci furono varie vicissitudini a livello giudiziario che comunque portarono, ecco, la casa editrice, quindi gli originali titolari, in varie difficoltà giudiziarie, e quindi furono obbligati nell'estate dell'86 a chiudere definitivamente la casa editrice,
dopo che aveva pubblicato pochissimi volumi di serie, ma comunque questa Labor Comics fa parte dello scenario editoriale e fumettistico del nostro paese, perché andò a colmare, comunque cercò di ridare un inizio, una rinascita alla pubblicazione del fumetto supereroistico in Italia. Chiaramente senza la Labor probabilmente non ci sarebbe stata la Star Comics, quindi la Labor, diciamo che nella sua breve vita ha innescato la voglia e ha provocato quella voglia editoriale che poi dopo è scaturita in tutto quello che ci ritroviamo oggi, insomma. E quindi vi dicevo, vi parlo di questi due volumi. Questi due volumi vengono pubblicati nella primavera dell'86, quindi quasi la vigilia della chiusura della casa editrice. E il particolare è che furono distribuiti nel circuito cartolibrerie, quindi non era un circuito da edicola, quindi non furono probabilmente neanche molto pubblicizzati. Per cui probabilmente ne furono distribuite poche copie e le restanti forse andarono a macero, quindi poche persone al tempo riuscirono ad acquistare questi volumi che andarono subito esauriti e furono e introvabili, ma furono introvabili per quasi 20 anni, perché soprattutto nella fine degli anni 80 e l'inizio degli anni 90 reperire questi due volumi fu veramente, no, era impossibile, non si trovavano perché, ripeto, allora c'era qualche fumetteria in Italia, c'erano le fiere, eBay non c'era, Amazon non c'era, subito, cioè queste piattaforme di vendita anche dell'usato non esistevano, per cui diciamo che trovare questi volumi era impossibile, quindi erano veramente, non come oggi si dice, veramente introvabili. Se non che all'inizio del millennio, diciamo all'inizio, fine, no, all'inizio degli anni 2000, cominciarono a rispuntare qualche copia di questi volumi, grazie anche all'avvento di internet, grazie anche, diciamo, a persone che li avevano acquistati e se ne privavano, per cui cominciarono a girare, ma a prezzi folli, veramente, veramente folli. E anche chi negli anni 90 voleva recuperarli, e quei pochi fortunati, qualcuno lo conosco, che vollero recuperare questi volumi, dovettero sborsare in lire somme veramente, veramente alte per poter portare in collezione questi due volumi. Io è molto tempo che ci sto dietro, sulla rete si trovavano, diciamo che qualcosa disponibile c'era sempre. Diciamo che quello più raro è il secondo volume, perché è un po' più difficile da reperire. Al che il mese scorso mi sono convinto perché ho trovato un venditore su eBay che disponeva di tutti e due questi volumi e avendo a disposizione tutti e due ho cercato di arrivare a una trattativa abbastanza serrata e abbiamo trovato un compromesso e quindi diciamo che adesso io non voglio sparare cifre. Ma diciamo che sono riuscito a portarmi a casa entrambi i volumi quasi al prezzo di mercato di uno solo, perché se andate sulla rete vedrete che comunque per acquistare un volume di questi, insomma, bisogna sforzare almeno una cifra a due zeri. Sono rimasto molto contento di aver, insomma, di essere riuscito a portare a casa queste due perle del fumetto italiano, perché ripeto, la mia collezione da questo giorno in poi avrà cioè cambia veramente, come si dice, da così a così, avrà un significato e un valore storico maggiore, perché questi sono veramente, hanno fatto la storia dell'editoria italiana. E bene, vi volevo far vedere nel particolare, non sono storie di chissà quale pregio, di chissà quale importanza, a livello fumettistico, però, sono comunque delle graphic novel che non sono mai state ristampate. Questa è anche la particolarità. In Italia, con il succedersi dei vari successivi editori, non sono mai state ristampate queste storie. Jack Kirby, appunto,
ci porta nel mondo DC con queste spettacolari tavole alle quali lui ci ha ormai ci ha abituato da quasi un secolo. Devo ancora leggerla, quindi non vi so dire la trama, quindi la leggerò. Però da quello che vedo, insomma, è una graphic novel che parla, insomma, di tutti i personaggi DC, quindi una specie di mini saga, mini crossover. Abbiamo tutti quanti i personaggi a delle belle tavole con Batman, questi sono i segni classici, Joker. Quindi sono veramente veramente contento. Le condizioni di questi cartonati sono veramente buone, dal buono all'ottimo. C'è qualche segno del tempo, qualche graffietto sul bordino. Allora, non ci sono ammaccature, questo già per un cartonato che ha 36 anni è veramente una grande fortuna. Ha qualche abrasione sul lato, ma ripeto, sono dei volumi praticamente quasi introvabili e l'ho presi a un prezzo in trattativa veramente veramente conveniente, per cui non mi posso assolutamente lamentare. Anche aprendoli, la rilegatura non è danneggiata, quindi non ha sopportato molto bene il peso degli anni. Ecco qui, faccio vedere qualche altra splash page, quindi mi devo ritenere molto molto fortunato. E ripeto, portare in collezione dei pezzi veramente così eccezionali come questi oggi come oggi è veramente una grande rarità. Guardate che bello questo Doom, questo Darkseid, quindi molto 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 belli. Ripeto, non sono storie che si dovranno annoverare tra i capolavori dell'editoria DC, però insomma ad oggi se si vogliono avere queste storie in collezione, da leggere o da collezionare, bisogna recuperare per forza questi due cartonati, queste edizioni qui. Il secondo volume, una storia di Atom, quindi The Sword of the Atom, disegnata da Jill Kane, appunto. Ecco qui, bellissime anche le copertine. Il format è sempre lo stesso, comic book numero 2. Ricordano come fattura anche della cartonatura e delle pagine quei libri che uscivano in cartoleria, i classici dell'avventura. Mi ricordo quando ero piccolino io, quindi nella metà degli anni 80 io facevo le scuole elementari, quindi quando andavo in cartoleria a comprare la cancelleria per la scuola, ricordo che c'erano questi libri in vendita, tipo L'Isola del Tesoro, Lo Stravacasso del Dottor Jekyll e Mr. Hyde, Piccole Donne per le Bambine, eccetera. Quindi c'erano questi libri di avventura e la fattura sembra quasi lo stesso della copertina, quindi si vede che era una casa editrice che si stava adattando alla pubblicazione di storie a fumetti. Quindi ecco perché poi anche la distribuzione del circuito, più che libreria, più che questi ridicoli non sono mai usciti, è stata una distribuzione di nicchia all'interno delle cartolibrerie, anche perché il prezzo di allora era di 15.000 lire, quindi parliamo insomma dell'86, spendere 15.000 lire per un cartonato così, insomma, non era poco. Secondo me anche questo è stato un fattore per cui non molti hanno comprato queste edizioni al tempo, perché probabilmente i genitori al tempo non avrebbero mai speso 15.000 lire per un albetto a colori così per i ragazzini, insomma sarebbe stata diciamo una spesa eccessiva, quindi posso immaginare. Questi intanto sono i disegni di Jill Kane su questa storia, però devo dire che la carta è tutta liscia, patinata, e questa era proprio la politica della Labor, perché se vedete anche le altre edizioni, la collana Labor delle graphic novel, per esempio, le pagine tutte quante a colori e patinate. E quindi leggerò anche quest'altra saga qui, quest'altra graphic novel, voglio vedere che dove va a parare, insomma, la spada di Atom, vorrei capire di che cosa parla. E quindi ripeto, sono contento di aver dato questo salto di qualità alla mia collezione di fumetti Labor Comics, serie comic book
1 e 2, Jack Kirby e G. Kane, una grandissima garanzia. Ve li faccio vedere di nuovo. Questo è il primo volume, fronte, retro, questa è la costina, e questo è il secondo volume, fronte, retro e costina rossa. Al tempo erano prezzati 15.000 lire, oggi recuperati ad un prezzo comunque molto maggiorato, ma comunque di non poco inferiore, di non poco inferiore appunto, dico bene, ai prezzi di mercato. Bene, io spero che questo video sia stato molto curioso per voi, che vi sia piaciuto, che vi abbia fatto passare un quarto d'ora di tranquillità e di passione. Iscrivetevi al canale, cliccate sulla campanella e soprattutto commentate. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao cari argonauti!